ascoltatori, benvenuti e ben ritrovati a questa nuova puntata di Salottiamoci, questo speciale all'interno del mondo sanitario pugliese, in particolare di quello molfettese. Siamo all'interno della struttura dontoni Nobello di Molfetta, nel reparto di cardiologia con me c'è il dottor Enzo Bonfantino. Eh, nel reparto di Cardiologia, dicevo, diretto dal dottor Carlo Volpe e dicevo con me c'è il dottor Renzo Bonfantino perché con lui ci occuperemo diciamo, di una eh, serie di situazioni particolarmente innovative. Il dottor eh, Bonfantino eh, lavora all'interno della struttura da cinque anni e, eh, diciamo, in una crescita che definirei esponenziale, ha veramente come dire, eh, creato una sorta di fiore all'occhiello, l'elettrofisiologia. Adesso vorrei che ne parlasse con diciamo eh, maggiore eh, dovizia di particolari. Dunque l'elettrofisiologia è quella branca della cardiologia che si occupa eh, di come avviene lo stimolo elettrico all'interno del cuore, quindi la fisiologia dello stimolo elettrico all'interno del cuore ed in particolar modo affronta l'aritmologia, che è un'altra branca della cardiologia molto importante che deriva da una parola greca che significa arytmos, senza ritmo, quindi tutte quelle situazioni particolari in cui non è presente il normale ritmo cardiaco, ma c'è un'aritmia, come può essere la fibrillazione atriale, il flutter atriale, i blocchi atrioventricolari oppure le tachicardie ventricolari o le fibrillazioni ventricolari. Oggi siamo in grado di eh, combattere queste patologie, oltre che con le medicine anche con eh, la cardiostimolazione. La cardiostimolazione significa dotare il soggetto che soffre di queste aritmie, di queste patologie, di piccoli dispositivi che si chiamano pacemaker o defibrillatori, che sono in grado di riconoscere i battiti cardiaci molto lenti, in questo caso sono i pacemaker, sono di ridotte dimensioni. Quando invece devono riconoscere patologie un po' più importanti che possono determinare la morte improvvisa del soggetto, cioè la tachicardia ventricolare o la fibrillazione ventricolare, utilizziamo i defibrillatori. Allora, quindi, eh, all'interno della struttura ospedaliera eh, si, eh, eseguono queste, serie di, si eseguono questa serie di interventi. Entriamo più nello specifico. Allora sì, la domanda è proprio questa, quanti ne sono stati eseguiti fino ad ora? Allora, in pratica noi abbiamo iniziato questa attività grazie naturalmente al contributo degli altri colleghi e anche degli infermieri, ed in particolare di alcuni infermieri. Abbiamo iniziato l'attività nel 2008 con 9 impianti, nel, 2010, nel 2009 gli impianti sono stati 67, nel 2010 98, nel 2011 sono stati 156. Dal 1 gennaio 2012 ad oggi le procedure effettuate, cioè gli impianti di pacemaker e defibrillatori, sono già 38. Ecco, mi pare di capire che queste patologie purtroppo diciamo, sono molto frequenti. Sono non frequentissime, ma abbastanza frequenti. Eh, la cardiologia di Molfetta è in grado di offrire al territorio, quindi all'utenza di questo territorio, questo servizio, che è sicuramente un fiore all'occhiello nelle cardiologie moderne, perché permette di affrontare problemi molto importanti con queste tecniche di chirurgia microinvasiva. Ecco, e solitamente questi, prego, se vuole possiamo anche eh, visionare qualche immagine. Ecco, le stavo chiedendo: solitamente, quando lei deve riferire ad un paziente che è necessario questo tipo di intervento, lo prepara anche da un punto di vista, immagino, generale, no? Beh sicuramente il paziente si, si, deve essere preparato da un punto di vista psicologico perché è chiaro che per il resto della sua vita deve convivere con questo piccolo apparecchietto che solitamente viene messo sotto la clavicola sinistra o sotto la clavicola destra. Eh, naturalmente deve essere tranquillizzato e il paziente deve tenere ben presente che questi dispositivi migliorano la qualità di vita e spesso salvano anche la vita del paziente dalla morte improvvisa. Sì, tutto, mi, mi tolgo una curiosità, ma credo anche a beneficio dei, dei nostri ascoltatori. No? Allora, mi pare di capire che un conto è il defibrillatore e un conto è il pacemaker, è così? Esattamente. Allora, il pacemaker, che è quello un po' più piccolino, serve a riconoscere le aritmie ipocinetiche, cioè quando il cuore batte troppo piano. Mm -hmm. Il defibrillatore, invece, ha una duplice funzione di Pacemaker quindi riconosce i battiti cardiaci lenti e di defibrillatore perché è in grado di riconoscere le aritmie maligne, quelle brutte come la tachicardia ventricolare, la fibrillazione ventricolare che possono determinare in pochi minuti la morte improvvisa di un soggetto. Il che fa supporre che quando suggeriscono appunto di, eh, diciamo, di, di, di essere presenti proprio i defibrillatori anche nei settori più vari. Nella vita, vedi nel mondo sportivo, eh, vuol dire che effettivamente così si salvano vite umane, no? Beh, sicuramente. In televisione spesso vedete eh, che il medico scarica con uno shock un paziente e lì spesso la vita viene salvata grazie all'intervento di questo dispositivo. Le moderne tecnologie hanno permesso di racchiudere in questi dispositivi un po' più grandi il pacemaker. È quella macchinetta grossa che è il defibrillatore. Non finiremo mai di scoprirci appunto a proposito di queste eh, scoperte e queste meraviglie della, diciamo, della tecnologia. Però mi, mi consenta con un'altra domanda. Mediamente questi tipi di intervento quanto durano? In genere si va, mh, se siamo fortunati, perché non bisogna essere solo bravi, ma anche fortunati, da un minimo di mezz'ora fino a un massimo di due ore. Dipende poi dal tipo di procedura che viene effettuata, perché ci sono delle procedure... In cui tu devi inserire un solo elettrocatetere nel cuore, quindi durano di meno, procedure che possono durare anche un'ora e mezza, due ore. Sì, Un'ultima domanda: eh, prevede che possano, come dire, il nostro presidio possa offrire un maggior numero di, di servizi, cioè parliamoci chiaro, di interventi ancora diciamo, più eh, complicati, difficili? Ma questo eh, non si può rispondere benissimo a questa domanda, perché dipende dalla strategia. Della, del sistema sanitario regionale, della ASL, cioè cosa si vuole fare di questi ospedali periferici. Okay. Noi per il momento continuiamo così e stiamo andando bene. Ecco, dottore, eh, ci permette, vuole mostrarci un po' più nello specifico, un po' quello di cui ci ha parlato? Sì, brevemente, questa è una sala di elettrofisiologia dove il paziente viene messo su questo lettino, viene preparato dagli infermieri, questo è il carrello servitore che eh, dimostra che cosa viene utilizzato durante un impianto di pacemaker. Una volta che il paziente viene preparato nella sala si inizia la procedura. Noi incannuliamo, siamo soliti la nostra scuola incannulare la vena succlavia per via percutanea. Dopodiché cominciamo a incidere i piani cutanei e sottocutanei per iniziare la preparazione della tasca. La tasca è quella parte sotto la pelle dove verrà poi depositato il device. Una volta incisi i piani cutanei e sottocutanei, con le dita si scolla il sottocutaneo lungo la fascia muscolare e si prepara la tasca. Una volta fatto questo, si, eh, in, si mette l'introduttore attraverso una guida metallica che entra nella vena succlavia. Questo è l'elettrocatetere che attraverso la vena succlavia viene poi posizionata, in questo caso nel ventricolo destro. In particolare in questa procedura noi abbiamo posizionato l'elettrocatetere sul setto interventricolare utilizzando un catetere a vite. L'elettrocatetere è stato posizionato sul setto interventricolare ed è stato avvitato sul setto interventricolare per diminuire la possibilità di dislocazione dell'elettrocatetere. Una volta che viene fatto questo, si procede alla misurazione per vedere se, cioè, se il punto in cui l'elettrocatetere è stato posizionato ha un ottimo riconoscimento da parte. Delle strutture cardiache. Quindi in questo modo l'elettrocatetere sarà in grado di riconoscere tutte le attività elettriche che avvengono all'interno del cuore e di intervenire qualora dovesse riconoscere un'aritmia maligna. Ecco, questo è l'elettrocatetere di un defibrillatore monocamerale avvitato. Allora, dottor, io la devo ringraziare moltissimo, soprattutto per le immagini. Naturalmente non è semplice, amici ascoltatori, eh, dover condensare in uh, poco tempo uh, ecco, la, 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 la ricchezza di particolari, soprattutto da un punto di vista tecnico, diciamolo pure. No? Però io la ringrazio, noi eh, vi rimandiamo ad altri appuntamenti che avremo con il dottor Bonfantino perché con lui parleremo ancora di eh, altre situazioni legate all'apparato cioè, cardiocircolatorio. Sicuramente, io non vedo l'ora di stare con voi. Grazie e risentirci al prossimo appuntamento.